Bentornati amici di PlayerDOS, io sono Ami come al solito, il vostro PlayerDOS e siamo qui non in un gameplay stranamente, abbiamo deciso di variare un attimo, di prenderci un attimo una pausa dai gameplay in queste giornate perché uno intanto io sto giocando a The Legend of Zelda Wind Waker, due perché dobbiamo parlare di questo, di questa NX, di questa nuova console della Nintendo. Non sarò da solo a parlare di delle novità, delle news che sono uscite su questa NX, con me c'è il Player 2.5, l'abbiamo scelto 5 minuti fa questa cosa. Sì, adesso. Il Player 2.5 Antonio, e che è poi l'altro admin della pagina di PlayerDOS, che insieme vi condividiamo notizie a cazzo su quello che ci pare, più, soprattutto Nintendo, ma sfruttiamo questo momento per parlare, per discutere e magari sentire dopo anche sotto il video nella pagina di Facebook i vostri pensieri su questo NX e sulle immagini del controller di NX, che mi pare un fake clamoroso, anche se hanno detto sì, alcuni no, il mio amico che lavora nella Nintendo Europe ha detto di no, non lo so. Il della postale ha detto che è vero, insomma. Sì, ci sono un sacco di commenti discordanti, che alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. La Nintendo si sta cercando di tenere tutto stretto, di non dire nulla fino all'uscita, fino alla presentazione di questa NX, però non ce la fanno. Dopo Pokémon i leak, la Nintendo i leak li prende, purtroppo. Allora, però noi parliamo di appunto questo controller NX, vi passeremo anche le immagini sul video, metterò anche le immagini di quello che è stato mostrato la prima news che appunto è stata la prima cosa che è stata detta di questo controller è: non è fake, però io non ci credo comunque. Te non so, Antonio, che cosa ne pensi? Non lo so, io lo vedo fin troppo futuristico per essere un controller per console della Nintendo, ecco. Sì, in effetti sembra, cioè molti hanno detto che alla prima vista sembra è una PS Vita. Sì. Cioè, e anch'io l'ho pensato, è una PS Vita. Molti però sono stati discordanti su un parere, il fatto che del controller, lo vedrete anche voi dalle immagini, non ci sono tasti, se non dietro dei tasti, che però dalle immagini non si vedono, se non dai disegni dei prototipi, non sembrano ci siano tasti. E questo un po' ha messo in confusione la gente, che diceva, ma cosa, vogliono essere, stanno andando troppo oltre a non mettere dei tasti. Ah, personalmente anch'io preferisco i tasti. Sì, al touch molto meglio. No, non quelli da premere, non quelli touch, qua, come dovrebbe presentare appunto questo controller, appunto dei controlli touch come i telefoni Android, come gli emulatori dei telefoni Android, che appunto quando tu giochi il tuo bel emulatore sul tuo telefono ti appaiono random sullo schermo, ecco. Esatto, il fatto è che appunto uno potrebbe, cioè, già questa cosa però porta dei problemi, basta guardare dove stanno gli analogici, il fatto che stiano comunque a metà del controller, e dove li metti i tasti all'interno? È scomodo metterli all'interno. Sì. A meno che non usi le levette direzionali con i mignoli, è difficile usare i pulsanti all'interno. Sì, anche perché a tutti oramai viene più automatico averli all'esterno, e poi, cioè, perché, cioè, noi siamo abituati con i controller dell'Xbox, della PS3, della PS4, a tenere una mano sull'analogico di sinistra, che può essere anche che, oddio, la Nintendo abbia deciso di togliere completamente le freccette. E se la butto lì, no? E se uno è un controller per i movimenti, un touch è un controller per i movimenti, e l'altro è per spingere i pulsanti tipo A, B, X e Y? Quello l'ho pensato anch'io, cioè nel senso, molte immagini hanno fatto vedere che magari con analogico di destra tu vai su, e adesso io prendo i controller magari della PS3, in cui voi siete, anche chi ascolta magari più affine, tipo spingi su
schiacci appunto, è come se tu schiacciassi il triangolo, destra tondo, sinistra quadrato e giù X, però sarebbe un problema, sai, dopo in cosa, magari in quei giochi in cui devi premere più volte dei tasti. E qua ti potrebbero aiutare i pulsanti al lato. È vero anche quello. C'è da dire che ovviamente il touch deve essere molto migliore rispetto a quello del paddone della Wii U, perché cioè, io ho una Wii U qui in casa, però il touch non è che sia chissà quanti... Neanche il 3DS è un touch incredibile. Io ti dico, per me quello del 3DS è molto migliore rispetto a quello del Wii U, però non è come quello dei telefoni. Per esempio quello della PS Vita è molto sensibile. Infatti mi piacerebbe che Nintendo, se deve fare un controller per questa NX Touch, appunto dia più sensibilità a questo cazzo di schermino. Perché ci sta, in alcune immagini su internet alcuni avevano modificato il controller facendo vedere che appunto lo schermo avrebbe fatto vedere come nel paddone l'immagine del gioco. Però come se fosse una, sì, per cui esatto, però io qui mi sono detto che secondo me no. E vabbè, a questo punto cioè non ti serve a niente, se è un console non ti serve a niente avere le immagini del gioco sul controller. Sì, magari, cioè, personalmente la funzione della Wii U era interessante, cioè te ti porti l'immagine del gioco sul pad e poi ci giochi a una distanza di 10 metri dove cazzo ti pare. C'è da dire una cosa, che più volte si è parlato, sono uscite delle notizie per cui questa NX sarebbe stata molto... sia una console portatile sia una console fissa. Cioè che magari questa che vediamo, il controller, è la console portatile in cui magari connettendoti a internet puoi avere una rubrica online in cui puoi giocare agli stessi giochi che tu punti su Wii U. Cioè abbiamo visto che la cosa non è impossibile fare uno streaming della console fissa, cioè l'abbiamo visto nella Wii U tranquillamente, sì. Potevi giocare a Bayonetta, per esempio, lo potevi giocare. Cioè, io mi ricordo quando ho comprato la Wii U che il ragazzo mi disse: guarda, io la prendevo mentre ero in viaggio, attaccavo la spina della Wii U in treno, perché alla fine non hai bisogno di attaccare il cavo VGA, deve solo attivarsi la Wii U. La console, sì. Esatto, deve solo attivarsi la console e poi si giocava con il paddone in treno, che era una cosa fattibile. Il problema qual era? Che attaccare una Wii U in treno è scomodo. E quindi, personalmente, se questo controller fosse un modo per giocare i tuoi giochi il fatto è questo, magari noi non lo vediamo perché vediamo solamente il retro, però magari dietro anche un vano per mettere dei CD, e i CD di questa Wii U sono piccolissimi. Anche perché è attaccato dalle immagini c'è l'auricolare attaccata, quindi... Sì, esatto, c'è un auricolare attaccato, come alla fine, vabbè, ci sta che oramai si arrivi... Vabbè, credo che anche la Wii U abbia l'attacco... al paddone, sì, però... Esatto, però io vedo nelle immagini che vi stanno scorrendo anche voi, più altre immagini che ovviamente passeranno, che tanto di fianco viene messo a confronto il paddone della Wii U. E ovviamente quello lì, il teorico pad di NX dovrebbe essere molto più stretto, almeno un quarto più stretto del paddone, però, ed è molto molto più sottile, quindi molto più ergonomico da portare a mano. Vedo anche però in un'altra immagine che di fianco ha a livello di sottile, a livello di spessore, viene messo
a confronto di un computer portatile. Perché non so se tu, Antonio, le immagini sotto, però quello di un Mac. Esatto, sembra quindi che il controller sia alto tanto quanto un Mac. Che vai a vedere il modello dal Mac, ma non sarà più di 4 centimbu. Esatto, esattamente, quindi verrebbe anche una console molto ergonomica da portarti dietro, anche se la vedo molto lunga, cioè è molto... Io, anche molto fragile la vedo io. Beh, oddio, hanno detto, dicevano così anche del controller di della Wii U, però alla fine, cioè, io non... cioè, a me mi è caduto a volte il mio 3DS XL, però non mi si è mai rotto, per esempio. Io credo che comunque... Cioè, anche una cosa come questa abbia poi una sua custodia, si possa mettere dentro una sua custodia. Sembra che appunto all'interno abbia un comunque uno schermo LCD, ce l'abbia. Sì. Però vorrei vedere cosa c'è dietro, perché sembra che dietro ci sia un... si possa attaccare il cavo HDMI. Perché... Perché si vede un cavo... Si vede un cavo HDMI, quindi io credo che... La console magari portatile, io mi ricordo che uscì una notizia tanto tempo fa, mi sa, eravamo ancora nel 2015, in cui la Nintendo voleva far, diceva che NX saranno due console, e la prima console che uscirà sarà la portatile di NX, e la portatile di NX appunto magari può essere utilizzata per fare lo streaming su televisore, però se a sto punto hai lo streaming del televisore, che cazzo ti serve fare una console fissa, ecco. Se tanto ci serve... A meno che quello è il cavo per collegarlo a... Alla batteria? Alla console direttamente. Ah, potrebbe essere, ma boh, a me sembra tanto un cavo HDMI, sembra veramente un cavo HDMI. Comunque, le notizie poi alla fin fine, alcuni hanno detto sì, sicuramente quella, alcuni hanno detto un ragazzo su Twitter ha detto che invece era assolutamente un suo amico che appunto lavorava in Nintendo Europe, diceva che quell'immagine era assolutamente un fake, perché diciamo che la prova di NX e il controller, comunque tra cui anche il controller, è stato tenuto molto, ci sono stati tenuti sotto stretta sorveglianza, quindi io vedo difficile che un'immagine del genere possa addirittura uscire dagli uffici Nintendo, perché io... Ma ne escono tante di quelle cose ultimamente, ma che... magari ci sta, come in Pokémon Sole e Luna, che sono usciti i loghi, però in questo caso è proprio una foto. Cioè, però era il giorno prima, c'è da dire, quindi le notizie bene o male... Esatto, quello era il giorno prima, qui siamo, cioè, almeno a 3-4 mesi di distanza dall'uscita, perché dicono che comunque verrà presentato questa NX alle 3, alcuni dicono che verrà presentato prima, sì, NX, sì. Però io, secondo me non è vero, lo sanno che le 3 alla fin fine è il più grande palco in cui... È bene mostrare le cose, è bene mostrare console, perché la Wii è, appunto, è stata mostrata alle 3. Quindi possiamo dire che le 3 è un po' un portafortuna per la Nintendo. Secondo me mostrarlo alle 3 è la cosa che si dovrebbe assolutamente fare. Io comunque, facendo un po' di ricerche, ho trovato che l'immagine... sembrerebbe essere stata scattata in Svezia. Sì. Questo perché? Perché ci sono dei... se vedi la tastiera del Mac, sì. Non ha la tastiera come la usiamo noi, è quella che viene usata in Svizzera, in Svezia, dove ci sono gli studi della Ubisoft. Ah, dell'Ubisoft, ma dai. Anche questa è interessante, perché in effetti è particolare la cosa. Cioè, potrebbe... Dici che questa potrebbe essere addirittura una cosa, una console portatile dell'Ubisoft? No. Così ho trovato degli aggiornamenti su internet in cui si diceva che è proprio...
che quelle particolari tastiere sono delle particolari tastiere che vengono usate in Svezia. Sembrerebbe proprio che gli uffici, almeno questa è la teoria complottistica del web, gli uffici erano quelli della Ubisoft. Sarebbe un po' un colpo. Cioè, io personalmente so che chi è andato a vedere la sede Nintendo in Giappone, chi è di guardia alla sede Nintendo vieta completamente macchine fotografiche te o telecamere, le vieta completamente, perché appunto non vorrebbero che le cose fossero portate all'esterno, magari filmati per sbaglio delle cose particolari, quindi difficilmente, cioè io credo che questa ideologia sia stata portata anche negli uffici americani e europei della Nintendo, per cui non viene mostrato niente. Il problema è che appunto la Nintendo ancora non si è espressa nulla su questo coso che gira, su questo controller che gira, non ha detto assolutamente nulla. Quindi, sinceramente, non saprei. È veramente, veramente. Cioè, sai com'è? Se tu mandi magari dei fake in giro, magari la gente. Magari la stessa Nintendo ha detto: no, non diciamo che questo è fake perché magari. Così facciamo venire i dubbi alla gente. Facciamo venire perché alcuni, ovviamente, sono già saliti sull'hype train e dicono: mio Dio, non vedo l'ora di vedere questa NX. E sinceramente, anch'io non vedo l'ora di vedere questa NX. E io penso che, a meno che non abbia un prezzo esagerato di 500 euro, se è sotto i 350, potrebbe essere una console Alla tranquillamente. portata di tutti, sì. È Eh? alla portata di tutti, cosa che Sì, cioè, all'inizio sì, Xbox e dai. PlayStation non erano. Cioè, io sapevo che la volevano presentare addirittura sotto i 300 euro. Sì. Che Presentarla. comunque sul mercato è un colpo, una nuova Esatto. console, Cioè, se è quello che promettono di essere. esattamente. Cioè, molti dicevano: vi offriremo una console ai livelli grafici, perché alla fine qui si parla a livelli di grafica, di potenza della PS4 e dell'Xbox One, solamente con appunto un prezzo minore e un 30 fps assicurato, perché io vedo, cioè, anzi, parliamo di 60 in questo caso fps, perché la Wii U, non metti lì qualsiasi gioco tu voglia, non va sotto i 30 fps, cioè è stra mega fluido i videogiochi che tu metti su Wii U sono strafluidi, non puoi avere problemi di lag o problemi. Vabbè, non parliamo di bug, che bug io non ho mai visto in giochi della Nintendo. Parlo proprio di Dell'immagine, lag in sé, di freeze della console. Sì, sì. freeze, cioè Mario Kart, per esempio, quando l'ho preso è una goduria di grafica, solamente che appunto. E qui Non è al sì, qui dovremmo vanto fare di. un discorso molto più ampio sul fatto che comunque sì, la grafica è molto bella, però la Wii U non ha avuto le vendite che appunto ci si aspettava. Però possiamo Esatto. considerare questa, magari la Nintendo ha imparato da questa Wii U come ha imparato ai tempi dal GameCube, credo, o comunque da tutte le console fallimentari, perché la Nintendo di console fallimentari ne ha fatte. Soprattutto di home console. Sì, di home console soprattutto, quindi possiamo dire che magari hanno preso le cose buone da questa da Wii U e le stanno trasferendo su NX, solamente aggiungendoci quello che vuole ora la gente. Cioè, diciamolo, la Nintendo forse per alcuni, non per tutti, è l'ultima soluzione o comunque l'ultima possibilità di arrivare a una futura next gen, perché la next gen si sta svegliando ora, molti dicono, con il virtual con il visore, il VR. Quindi si dice che la rivoluzione, la next gen, inizia ora con l'introduzione del VR. Però
non tutti sono pro a questo VR. A Personalmente, questi nuovi io giochi. sì, personalmente io non, anche se ci sono voluto ci è voluto tanto tempo prima di mettere in vendita questi visori, credo che non ci sarà niente di interessante da qui fino a tipo 3-4 anni, o comunque Sì. di O fisica. comunque non li faranno uscire prima che magari la PlayStation 4 e Xbox avranno finito il loro corso. Ma più che altro io è il prezzo a cui viene presentato, cioè il VR con il suo primo gioco viene presentato a 500 euro, 499, senza gioco a 399. Quindi se su questo VR, cioè le prime indiscrezioni, le prime news che sono uscite è che i preordini di Amazon, di tutto, di non so quante nazioni sono andate sono andate esaurite subito. Però appunto, se dobbiamo per forza, per avere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, dobbiamo per forza accollarci a questi visori VR che sicuramente un giorno saranno il futuro, ma personalmente io ho il cazzo ora di mettermi un cazzo di visore e Magari giocare. tra 10 anni Tra 10 anni sarà una probabilmente, quotidianità. esatto, tra 10 anni sarà la quotidianità, ma per ora mi accontento di mettermi sul mio divano, guardarmi la TV e giocare sulla TV. C'è da dire che Nintendo è forse l'ultima possibilità, l'ultima spiaggia a cui le persone Affidando si stanno attaccando, perché dai, cioè, la PS4 è una PS3 un po' più potente, l'Xbox One purtroppo non sta avendo quello che tutti il corso che aveva l'Xbox 360, che ha avuto un corso sicuramente ottimo, non lo sta avendo questa forse anche Xbox migliore della PlayStation 3, la butto lì. One. Sì, possiamo dire così, però appunto la Nintendo è sempre stata un passo indietro e questo ha sempre poco convinto i videogiocatori esperti, se non appunto gli amanti di Nintendo, anche se e i pochi giochi in uscita, appunto perché la maggior parte dei giochi usciti su Nintendo alla fine sono stati prodotti dalla stessa Nintendo, se non Sì. sbaglio. Ma questa secondo me è anche una pecca della Nintendo. Oltre a fare giochi solo loro, potevano anche aprirsi a, soprattutto Ma per le console. infatti qualcosa è stato fatto, però appunto non c'era il Non non, c'è il paragone, sì, diciamo, ma tra. non, non c'è, il problema è stato il fatto che non c'è stata l'ampia scelta, cioè il videogiocatore è stato messo davanti a quella decina, quindicina di titoli e aveva solamente la possibilità di comprare quella decina, quindicina di titoli di cui magari due o tre facevano anche schifo. Un esempio Sonic, oppure magari tu non sei fan di Mario, cioè nel senso non è che io che ho la PlayStation 4 a me non piace Crash Bandicoot, no, non è vero, a me piace, però cioè non è che tu persona vai e compri la PS4 e poi ti ritrovi solamente giochi di Crash quando vorresti giocare a qualcos'altro. Più o meno è stato così per la Wii U, cioè nel senso tu, ma è stato così purtroppo anche per la Nintendo Wii. Cioè, tu prendevi la Wii o prendevi la Wii U e ti ritrovavi la maggior parte che erano giochi di Mario. E Sì. se non eri appunto o diventavi fan delle Dei giochi case, casa Nintendo. esatto, dei giochi casa Nintendo, ovviamente non ti interessava nulla comprare queste console casalinghe. E gli do anche ragione a queste. E io spero che con NX non si faccia due cose. Intanto, si riempia il gap tra Wii U, che comunque era una console meno potente di PS4 e Xbox One, che non permetteva, cioè purtroppo diciamo il paddone non è che riusciva a dare cioè non è stato sfruttato bene da tutti, Da tutti insieme. da tutte le terze parti. Però
Però c'è da dire che appunto la gente, le case produttrici non ci hanno creduto molto, hanno detto preferiamo magari produrre su Nintendo 3DS a basso costo, oppure preferiamo produrre, se dobbiamo spendere tanto, su PS4 e Xbox One, che sicuramente hanno avuto più seguito, E facciamo più soldi. E facciamo più, e probabilmente poi è facciamo più quello soldi. alla fine. Esatto, esattamente, c'è cioè, un discorso alla fin fine di marketing, perché va bene i 30 fps, però non hai la grafica per appunto avere quello che ti aspetti. La Nintendo comunque, adesso qui abbiamo deviato un attimo il discorso, ha detto che continuerà a produrre Wii U, le continuerà a produrre perché si vede che c'è della gente che continua a comprarle, Gioco Pokémon che è appena uscito, sono aumentate le vendite sicuramente. Esattamente, e soprattutto c'è da dire che notizie hanno detto che quando uscirà NX, Nintendo continuerà a supportare Wii U. Quindi suppongo che a quel punto ci saranno due console casalinghe della Nintendo, e per un po' di tempo, almeno forse fino a metà 2017, estate Sì. 2017, magari usciranno giochi per entrambe le console. E poi la butteranno nel cestino, la Wii U. E poi sì, la butteranno nel cestino, perché alla fin fine se la Nintendo NX va, ti concentri sulla console che va. E attualmente non ha fatto neanche, forse neanche un quarto delle vendite che dice la Wii, la Wii U. Sì, ci stavamo guardando prima io e Antonio, e purtroppo non. Cioè, quando aveva fatto la Wii 11 no, 110 milioni di vendite? 101 milioni la Wii, e la 101 milioni. Wii U in 4 anni soltanto 12 milioni. 12 milioni, quindi veramente pochissimo rispetto, però anche questo è un discorso che magari faremo in un altro video. Noi abbiamo, non so neanche quanto tempo è passato, penso abbastanza. Sì. Abbiamo parlato di quello che dovevamo parlare. Spero, diteci voi ovviamente che cosa ne pensate sotto il video, nella pagina. Ricordate di mettere mi piace, di iscrivervi, non so cos'altro vi devo dire. Fate tutto quello che dovete fare, che noi siamo qui a prendere. Esatto, noi siamo qui, torneremo a parlare di NX, perché torneremo a parlare, parleremo anche non solo di Nintendo, perché dobbiamo parlare anche di Sony, ci proviamo a parlare di Sony, cioè al massimo ci parlo io di Sony, di qualcosa. Sì, che tu sei più per la Esatto, cioè ho una sponsor. PS4, magari Sì. parlerò delle esclusive prossime, anzi. La recensione di Wind Waker con un nuovo format, anzi un format che personalmente sto provando a fare, arriverà, non so quando, ma arriverà. Fatemi giocare quella decina di ore a Wind Waker, e poi Wind Waker anch'io, Twilight Princess, scusate, HD per Wii U. Fatemi giocare quella decina di ore e poi vi saprò dire qualcosa se effettivamente la Nintendo deve puntare o non deve puntare sui remaster, perché è una domanda che mi sono fatto più volte. Ma perché se la Sony deve fare remaster non li può fare la Nintendo? Perché non li può fare la Nintendo di giochi che magari la gente non si è cagato, ma che con una grafica migliore sarebbero molto più belli? Perché Xenoblade Chronicles, cioè, stanno funzionando, cioè i remaster stanno funzionando. Ha funzionato con Xenoblade in parte, ha funzionato con Twilight Princess perché ci hanno infilato l'amiibo, hanno detto guarda questo bel amiibo, tu vuoi l'amiibo quindi prenditelo col gioco. E infatti io me lo sono preso con l'amiibo. l'hanno preso Io anch'io. me lo sono preso con l'amiibo perché era bello, e quindi discuteremo anche su questa cosa, perché intanto alla fine di che cazzo dobbiamo parlare, che alla fine della Sony ci parlano tutti, però ci parleremo anche noi perché dobbiamo seguire tutto, perché siamo Appunto, che ci imparziali. parlano tutti, ci parliamo anche noi. Esatto, perché ci parliamo anche noi, almeno deviamo un attimo dai soliti gameplay, dai gameplay che spero, cioè ho un fottio di giochi della 4, prima o poi arriveranno gameplay un po' di tutto, di un Sì. po' di tutto. Noi vi ringraziamo di averci seguito fino ad ora, vi abbiamo già detto che cosa fare, e fatelo, sennò veniamo a È menare sotto casa vostra. obbligatorio, Veniamo a sì. menare sotto casa. Lo sentite? Sentite questo? È il pugno che sbatte contro la mia mano. È il pugno di chi potrebbe
potrebbe venire sotto casa vostra a suonarvi, perché io so dove abita. No, non è vero. Paura, ragazzo. Noi vi salutiamo per la terza volta e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao. Ciao, ciao. Ok, stop. A posto.